E buonasera, ben ritrovati anche questo lunedì con l'informazione di TV 2000. Bentornati, cari amici. E si è appena concluso il viaggio di Papa Francesco in Corea. L'aereo con il pontefice è atterrato all'aeroporto di Ciampino alle 17:45. E allora noi andiamo subito nello scalo romano, dove per noi c'è Cristiana Caricato, che ha seguito per TV 2000 l'intera visita del pontefice nel paese asiatico. Buonasera, Cristiana. Sì, buonasera. Papa Francesco è ormai a Roma, anzi nel cuore di Roma, prossimo a Santa Maria Maggiore, dove come d'abitudine ormai dal ritorno di ogni viaggio apostolico si ferma dalla Vergine Maria per depositare un mazzo di fiori e anche ovviamente per consegnare a lei i frutti della sua visita, del suo pellegrinaggio. Il Papa in particolare oggi nella conferenza stampa ad alta quota che ha tenuto subito dopo il decollo dalla base aerea di Seul, ci ha confidato ai giornalisti che erano presenti sul volo che questa volta non aveva intenzione di fermarsi, ma di mandare semplicemente i fiori, causa anche probabilmente la stanchezza di un viaggio così massacrante, ma che dopo aver incontrato una bambina coreana che gli ha dato un piccolo mazzolino di fiori ha deciso di cambiare programma e di fermarsi, soprattutto di pregare all'altare della Vergine, la Madonna, che è anche patrona del popolo romano. Ebbene, il Papa quindi è ritornato a Roma, come vi dicevamo, importante la sua conferenza stampa, c'è un embargo fino alle 19:30, ve ne daremo notizia nei prossimi appuntamenti informativi, però intanto possiamo anticiparvi che il Papa ha parlato per un'ora esatta, 15 le domande poste dai giornalisti internazionali, i temi erano soprattutto di politica internazionale, naturalmente Iraq, Cina, visto che il Papa per ben due volte in una settimana ha sorvolato lo spazio aereo cinese, mandando ben due telegrammi anche al presidente cinese Xi Jinping, e poi naturalmente anche ha parlato del viaggio coreano, di emozioni, sentimenti e soprattutto dell'incontro che lui ha avuto con la popolazione coreana e con i tanti giovani asiatici arrivati. E ancora altri temi, soprattutto dicevamo di politica internazionale, la situazione dei profughi, dei martiri, ma anche la situazione a Gaza, anche altre questioni molto più specifiche ma non meno interessanti. Allora vi diamo appuntamento per tutto questo a tra poco nel corso degli altri appuntamenti informativi. Grazie Cristiana, buon lavoro, andiamo avanti con il giornale e vi raccontiamo dell'ultimo atto della visita del Papa, la solenne Eucaristia per la pace e la riconciliazione in Corea, presieduta questa mattina nella cattedrale di Myeongdong. Francesco ha ribadito che la Corea è una grande famiglia e ha invitato tutti al reciproco perdono. Paolo Fucili. Una famiglia divisa non può riconciliarsi senza prima trasformare il cuore, senza il dono divino della conversione che Francesco, prima di salire sull'aereo per Roma, implora per la penisola coreana. Appuntamento stamane nella cattedrale di Seul, messa per la pace e la riconciliazione, recita l'ultimo punto nell'agenda del Papa in Corea, penisola dove ancora da 61 anni tra nord e sud vige solo un semplice armistizio. Il Vangelo è quello di Gesù che chiede a Pietro e ai discepoli di perdonare fino a 70 volte 7. Impossibile, se non ripugnante addirittura, parole del Papa. Può sembrare da una prospettiva umana, ma Gesù, tramite l'infinita potenza della sua croce, ci dà la grazia per farlo. Del resto anche noi chiediamo ogni giorno a Dio che ci perdoni. Se non fossimo pronti a fare altrettanto, come potremmo onestamente pregare per la pace e la riconciliazione? Solo preghiere che saliranno a Dio da cuori più puri, dice Bergoglio, otterranno il bene cui tutti aspiriamo, per nuove opportunità di dialogo e superamento delle differenze, per una generosa assistenza umanitaria a chi è nel bisogno. E per un riconoscimento sempre più ampio della realtà che tutti i coreani sono fratelli e sorelle, membri di un'unica famiglia e di un unico popolo. Parlano la stessa lingua.
altra ferita aperta è la sorte di migliaia di donne di cui l'impero giapponese, finché occupò la Corea, fece schiave sessuali per i suoi eserciti, vicenda che ancora provoca indignazione e frequenti imbarazzi diplomatici tra Tokyo e Seul. Ecco Francesco, a inizio celebrazione, salutare una piccola delegazione di loro, ricevendo in cambio una spilla che rimarrà appuntata sui paramenti liturgici fino alla fine, simbolo di un'associazione di comfort women, sono chiamate comunemente. Ultima nota di cronaca in terra coreana, l'incontro al mattino presto coi leader di altre confessioni cristiane e altre religioni. La vita è un cammino, dice il Papa, da non percorrere da soli. Riconosciamoci come fratelli e camminiamo insieme. E ora invece è il momento di rivedere uno dei momenti più toccanti del viaggio di Papa Francesco. Ieri mattina nell'Annunziatura di Seul il Papa ha battezzato il padre di uno dei giovani morti nel naufragio del traghetto Seoul lo scorso 16 aprile. Clara Iatosti. Si chiamerà Francesco. È questo il nome scelto dal signor Ho Jin per entrare alla sequela di Gesù. Un nome che è un simbolo, il suo modo forse di ringraziare l'ospite venuto da lontano. Quel vescovo di Roma che si è fatto prossimo al suo dolore di padre, che ha guardato negli occhi la sua indicibile sofferenza. Al Papa ha domandato il battesimo, che è già grazia personale e consolazione per un paese intero. La Corea non può dimenticare i 300 ragazzi morti con il figlio di Ho Jin in gita scolastica nel naufragio del traghetto Seoul. Papa Francesco l'ha capito molto bene e come il buon pastore si è caricato questo fardello di disperazione. Durante l'incontro con i parenti delle vittime nello stadio di Daejeon ha assicurato loro preghiere e a questo papà, in particolare, ha promesso di impartire il battesimo, coronamento di un percorso spirituale che in 2 anni lo ha avvicinato sempre più alla Chiesa Cattolica. Francesco, ha raccontato padre Lombardi, è rimasto molto colpito dalla tragedia di questi genitori. Sulla sua mantellina, nel corso del viaggio coreano, ha indossato sempre un piccolo fiocco giallo, simbolo del sostegno a chi, dal giorno del disastro, chiede verità e giustizia al governo di Seul. E un primo bilancio, Cristiana, caricato, lo ha tracciato con il Cardinal Tag, l'arcivescovo di Manila, nelle Filippine, il paese che il Papa visiterà nel gennaio prossimo. Sentiamo le sue parole. A questa visita pastorale del Santo Padre è per noi asiatici un incoraggiamento, no? Perché noi in questo vasto continente noi rimaniamo un piccolo gregge, però non è il numero che conta, la testimonianza, lo zelo di essere missionari della fede e in un modo di dialogare con la realtà asiatici. Per noi e per me questo è un punto nodale del discorso del Santo Padre. La Chiesa in Asia è chiamata del Signore di dare una vera testimonianza, no? Come cristiani, radicata, una testimonianza radicata nell'identità cristiana. Però l'identità cristiana è un'identità aperta a tutto, no? Per abbracciare il mondo, i poveri e i sofferenti. L'impatto di questo pontefice argentino con i popoli asiatici, due mondi apparentemente lontanissimi, secondo lei è stato un impatto positivo, felice? Sì, sì, sì. Noi filippini, sotto l'amministrazione del governo spagnolo per 300 anni, no? Ci sentiamo una affinità con il Santo Padre, perché il suo modo di parlare, la religiosità popolare, la devozione alla Madonna, questi sono la prima volta che la gente filippina ha visto il Santo Padre, ma è come noi, lui è come noi. Abbracci aperti, no? Aspettiamo la visita del Santo Padre.
E durante la preghiera dei fedeli questa mattina a Seul, Francesco ha invitato a pregare per il cardinal Filoni, il suo inviato in Iraq, e per le popolazioni di una terra martoriata da una guerra che non sembra trovare vie per la pace, come ci racconta Federico Plotti. Invece poi ai nostri microfoni sentiremo anche la testimonianza di chi quotidianamente soccorre rifugiati e sfollati. La raccolta Daniele Bungaro. Anche oggi gli attacchi aerei americani si sono concentrati intorno alla diga di Mosul sul fiume Tigri, la più grande del paese, dove si trova ancora una forte presenza di miliziani jihadisti dell'ISIS, anche dopo la conquista del sito strategico ieri da parte dei militari curdi. E appoggiati dai raid statunitensi, Peshmerga cercano ora di avanzare verso sud in direzione della città di Vanna, a soli 25 km da Mosul. Intanto nelle zone controllate dai miliziani dello Stato Islamico, dell'Iraq e del Levante, la vita si fa sempre più difficile soprattutto per chi, come cristiani, yazidi e componenti di altre minoranze e tribù del paese, si trovano ora a scappare, ad abbandonare le proprie case, perché per gli jihadisti sopravvive solo chi si converte all'Islam e diventa un loro fratello. Perseguitati, braccati e anche uccisi a centinaia, le donne vengono rapite e poi vendute anche per finanziare l'avanzata dell'ISIS, la più giovane e forse più feroce internazionale del terrorismo islamico. Tanti innocenti sono stati cacciati dalle loro case in Iraq. Signore, ti preghiamo perché possano presto ritornarvi. Sono le parole di Papa Francesco lanciate al mondo attraverso Twitter. L'inviato speciale del pontefice in Iraq, il cardinale Filoni, ha firmato oggi un documento congiunto con il patriarca di Babilonia, in cui si chiede alla comunità internazionale di intervenire subito con aiuti di prima necessità e anche di garantire la protezione delle popolazioni locali vittime della violenza dell'ISIS. Intanto, dopo il via libera dell'Unione Europea, l'Italia si appresta a inviare armi per aiutare la controffensiva dei Peshmerga curdi. Dopo l'informativa del governo alle Camere, mercoledì prossimo potrebbe avere tempi strettissimi il ponte aereo italiano verso l'Iraq. Il progetto potrebbe essere concretizzato in 2-3 giorni entro la fine della settimana. Il cordone umanitario in Iraq continua ad alimentare la speranza in una popolazione piegata dalla paura. Tra le numerose organizzazioni, anche la FOCSIV, la Federazione degli Organismi Cristiani del Servizio di Volontariato Internazionale, è impegnata in prima linea nell'assistenza a rifugiati e sfollati. Raggiungiamo al telefono un loro volontario che da Erbil ci racconta una tragedia che è ormai diventata quotidiana. Noi abbiamo assistito ad un momento in cui una signora ha ricevuto l'informazione che 11 suoi parenti erano stati bloccati dall'ISIS, a cui era stato detto: o vi convertite all'Islam o altrimenti vi uccidiamo. Dopo questa informazione la signora non ha più saputo nulla, ed era lì nella chiesa, in una zona aperta, nella chiesa di San Giuseppe. E insomma, tutti insieme si sono messi insieme e cominciato a fare le preghiere con le lacrime agli occhi. Lacrime che coinvolgono anche migliaia di bambini sempre più traumatizzati e che necessitano anche dell'aiuto di psicologi. C'è stata una situazione di violenza sui familiari che ha coinvolto la presenza di bambini, i quali sono sì sopravvissuti, però naturalmente con uno shock interno che porteranno dietro. Ci sarebbe bisogno, ci diceva, di psicologi che cerchino di intervenire, ma gli psicologi devono essere locali perché c'è la lingua di mezzo. La gente sta cercando di superare questi momenti guardando nel vuoto, insomma, ecco. E dall'Iraq ci spostiamo a Tel Aviv per raccontarvi di come le nozze tra il musulmano Mahmoud Masoud e l'ebrea Moral Malka sono diventate un affare di Stato. Silvio Vitelli ci racconta la storia di quelli che potremmo definire dei moderni Romeo e Giulietta, il cui amore per ora appare più forte perfino delle minacce di morte. Sembra l'epilogo di una fiaba, quel lieto fine che mette a tacere i nemici e segna il trionfo dell'amore. In realtà di fiabesco c'è ben poco in quello che hanno vissuto Mahmoud, musulmano, e Morel, ebrea, sin da quando, 5 anni fa, si sono conosciuti e subito innamorati. Il primo antagonista lo hanno trovato in famiglia. Il padre di Morel ancora oggi non si è rassegnato alla conversione all'Islam della figlia, tanto che alla TV israeliana ha definito le nozze come un evento molto triste.
A mettersi di traverso sono stati poi alcuni militanti di estrema destra, contrari ai matrimoni misti. Minacce telefoniche e proclami su internet hanno fatto temere per l'ordine pubblico, tanto che un giudice di Tel Aviv ha consentito alle nozze a patto che gli sposi assoldassero almeno 33 guardie private. Ieri, finalmente, il coronamento del sogno d'amore tra i due giovani di 26 e 23 anni, quattro i manifestanti arrestati per essersi avvicinati troppo al luogo dell'evento. Gli altri, seppur lontani, non hanno mancato l'occasione per urlare il proprio dissenso. È ora che i musulmani lasciano Israele. Questo è un paese ebreo. Hanno 22 paesi dove possono andare e noi li aiuteremo. Il più bel regalo ai novelli sposi è arrivato dal neo presidente di Israele, Rivlin, che ha dedicato loro un post sulla sua pagina Facebook, nel quale si dice indignato e preoccupato per questo episodio che dimostra violenza e razzismo che non devono trovare posto nella società israeliana. Siamo venuti qui per offrire fiori e dire che sosteniamo gli sposi e le loro scelte. Questo è il paese di Israele, uno stato ebraico, ma è anche uno stato democratico. Ai giovani sposi l'augurio di un finale, questo sì, in perfetto stile fiabesco. E vissero felici e contenti. E rientriamo ora in Italia per parlare della crisi e delle difficoltà economiche che gli italiani sono costretti ad affrontare. Pensate, sono almeno 2 milioni i nostri connazionali che hanno difficoltà a pagare Equitalia e per questo hanno chiesto una rateizzazione del debito. Ci spiega tutto Cesare Cavoni. Un mare di soldi, tanti quanti una manovra economica, 26,6 miliardi di euro. A tanto infatti ammonta la cifra delle rateizzazioni che i contribuenti hanno chiesto a Equitalia per pagare le cartelle esattoriali. Ad oggi infatti, stando ai dati diffusi da Equitalia, metà delle riscossioni avviene tramite pagamento dilazionato. Soltanto nel luglio scorso si è registrato il record di 156.000 richieste, con una media settimanale pari a circa il doppio di quella registrata nei primi 6 mesi dell'anno. Circa 76,9% delle rateizzazioni in corso riguarda le persone fisiche, il restante 23,1% società e partite IVA. Per quanto riguarda gli importi, il 65,9% è stato concesso a imprese e il 34,1% a persone fisiche, mentre il 70,8% delle rateizzazioni riguarda debiti fino a 5.000 euro, il 26,2% debiti tra 5.000 e 50.000 e il 2,9% oltre 50.000 euro. A guidare la classifica delle regioni, la Lombardia, con oltre 384.000 rateizzazioni attive, per un importo di 5,5 miliardi di euro. A seguire il Lazio, con 305.000 richieste per un importo di 3,7 miliardi, poi la Campania, 265.000 per un importo di 3,2 miliardi di euro, e infine la Toscana, con 231.000 per un importo di 1,9 miliardi. Per migliorare il rapporto con i contribuenti, l'altra faccia della medaglia, davvero preoccupante, è che, come sottolineano le associazioni dei consumatori, questa situazione è in realtà un campanello di allarme per una situazione economica insostenibile in cui si trovano le famiglie italiane. E il maltempo ha sicuramente aggravato la crisi, danneggiando la stagione estiva, il brutto tempo, le temperature basse e soprattutto le forti piogge hanno rovinato l'estate a molti turisti e albergatori e gli affari non sono andati secondo le attese. Anche per questo era stata lanciata dal sindaco di Forte dei Marmi la proposta di posticipare l'apertura delle scuole per permettere di recuperare il terreno perso in questi mesi. Una proposta rilanciata al mittente dal ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che dice posticipare l'anno scolastico danneggerebbe le famiglie. E proseguono invece le ricerche dei due dispersi ad est dell'arcipelago indiano dopo il naufragio di un traghetto avvenuto sabato scorso. I due, di cui ancora non si conosce la nazionalità, sarebbero un uomo e una donna. La Farnesina è al lavoro per fare chiarezza, visto che non si può escludere la possibilità che si tratti di italiani. Nel frattempo gli altri 23 passeggeri del traghetto sono stati tratti in salvo, alcuni avrebbero trascorso anche 40 ore in mare alternandosi sull'unica scialuppa di salvataggio. L'incidente, lo ricordiamo, è stato causato da una tempesta scoppiata improvvisamente durante la traversata tra alcune isole paradiso dell'arcipelago. Il vento forte e le onde hanno scaraventato il traghetto contro la barriera corallina.
E non si ferma la rivolta degli afroamericani nello stato del Missouri dopo l'uccisione di un ragazzo di colore da parte di un agente di polizia. Per la seconda notte centinaia di manifestanti hanno violato il coprifuoco e mentre le indagini proseguono la madre del ragazzo lancia un appello: arrestate l'assassino di mio figlio. Il servizio di Barbara Masulli. In queste ore di tensioni a Ferguson, nel Missouri, a far rumore sono le parole di Leslie McSpadden, la mamma di Michael Brown, il 18enne afroamericano ucciso il 9 agosto da un agente di polizia. In un'intervista esclusiva alla ABC, la signora ha preteso giustizia per il figlio, chiedendo l'arresto del responsabile della sua morte. E questo, secondo Miss McSpadden, l'unico modo per restituire la pace al sobborgo di St. Louis, sempre più in balia di violenze e atti vandalici. Per la seconda notte consecutiva, infatti, nella cittadina Stelle Strisce è stato violato il coprifuoco. Si è scatenata una vera e propria rivolta dopo che le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno risposto con gas lacrimogeni ai lanci di bottiglie Molotov da parte degli oltre 400 manifestanti. Siamo tutti determinati a ristabilire la pace e la sicurezza a Ferguson. La volontà delle persone oneste di questa comunità trionferà sul volere di coloro che invece puntano solo alla violenza e alla distruzione. Immagini queste che stridono con l'appello alla calma rivolto nei giorni scorsi da Barack Obama, che oggi ha fissato un incontro con il segretario della giustizia per parlare dei fatti di Ferguson. Sul fronte delle indagini intanto emergono nuovi particolari anticipati dal New York Times. Secondo l'autopsia disposta dalla famiglia del ragazzo sarebbero 6 proiettili che hanno colpito Michael, di cui 2 alla testa. Il caso è delicatissimo, tanto da spingere il governatore del Missouri a chiedere l'intervento della Guardia Nazionale e per la prima volta negli Stati Uniti anche Amnesty International ha deciso di inviare una squadra sul campo per verificare la condotta della polizia. Tutto il popolo internauta parla della morte di Brown. Se da un lato un centinaio di persone hanno creato una pagina Facebook a sostegno dell'agente accusato di omicidio, dall'altro il cofondatore di Twitter è arrivato nella contea di St. Louis per sostenere la causa del giovane di colore scomparso. Lui si chiama Jack Dorsey e proprio a St. Louis, 37 anni fa, è nato. E si cercano a Monrovia i malati di Ebola scappati dal centro dove erano tenuti in quarantena. Alla base della fuga, l'irruzione nel fine settimana di un comando di uomini armati che accusava il governo liberiano di speculazioni sulla presenza del virus. Il servizio è di Lucia Ascione. 29 secondo alcuni, una decina in meno per altri, sono i fuggitivi dell'Ebola a Monrovia, in una città sempre più spettrale. Tenuti in quarantena in una scuola adibita al centro di prima accoglienza, in attesa del ricovero in ospedale, sono scappati nella notte tra sabato e domenica, dopo l'irruzione di un comando di uomini armati di bastone che ce l'hanno con il mondo e non con il virus. Per loro l'Ebola non esiste, è un'invenzione del governo per avere fondi dalla comunità internazionale, dei medici bianchi che così hanno malati da curare, di chi vuole il progresso in un paese dove la superstizione dura a morire. Il timore che si siano rifugiati in una delle baraccopoli della città con i cuscini e le lenzuola che li hanno avvolti febbricitanti, ostaggio dell'omertà e dell'ignoranza che insieme fanno più danni del virus. Lì sarà difficile scovarli, assisterli, impedire che trasmettano ad altri l'infezione, seppellirli rinunciando a veglie e a riti che regalano all'Ebola l'invincibilità. La tensione in Liberia è alta da tempo. Ci hanno provato le istituzioni ad allertare sulla gravità del contagio. Solo qualche giorno fa la presidente Helen Johnson-Sirleaf si era presentata a un convegno di sanità pubblica e aveva chiesto ai medici di non nascondere la realtà, di farsi portavoce della verità per servire degnamente il paese, di raccontare alla loro gente che non è più tempo di stare in silenzio. La chiusura delle frontiere, che in Africa si limitano spesso a pochi metri di filo spinato, aveva acceso gli animi sortendo l'effetto opposto, irritazione e sofferenza contro il governo. La Liberia sta pagando il più alto tributo all'Ebola, 413 vittime su 1.145 morti in tutta l'Africa, più dei morti ufficiali della prima epidemia del 1995. Ma la Liberia non ha le risorse della Nigeria, dove gli Stati Uniti hanno delegato il loro ambasciatore per sostenere la macchina dell'assistenza. E non fanno gola come la Guinea, la Cina, che ha spedito medici e ricercatori per formare il personale sanitario. Della povertà e della miseria della Liberia, purtroppo, si sta facendo beffe anche l'Ebola. E adesso vi raccontiamo la storia di una curiosa famiglia francese che, pensate, lo scorso maggio ha cominciato un pellegrinaggio di oltre 1.000 chilometri in nome della fratellanza. Li abbiamo incontrati ad Assisi, sentiamo. 1.350 chilometri a piedi da Avignone a Roma, passando per Assisi, nel nome della fratellanza. È l'impresa che sta compiendo una famiglia francese partita dalla antica sede papale d'Oltralpe lo scorso 20 maggio e ormai in procinto di raggiungere la città eterna.
Kenten, Ingrid e i loro figli Zélie, che ha solo 11 mesi e dunque ha trascorso un terzo della sua vita in questa avventura, Giuseppe, Costanza, Teodoro, Ferdinando e Leopoldo. Insieme a loro due asini. Si chiama Menelao. Menelao. E tiene 14 anni. E queste? Si chiama Totto. È bravissimo anche. E tiene 7 anni. E la meta nostra era la ricerca della fratellanza. Dentro nella famiglia, primo. E con la società e con gli altri dopo. È bello e non è facile sempre, ma è lo che è bello, perché quando non è facile nos conosciamo molto meglio tutti. Abbiamo incontrato tanta persona che nos ha detto che non esiste più la fratellanza, che non comprendia come noi possiamo confidare in la provvidenza della ospitalità, che anche è difficile. Quando uno fa l'sforzo di domandare, trova. Chi va piano, va sano e va lontano. Alla grazia di Dio, alla grazia di Dio. E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo domani puntuali alle 18:30 dopo il Santo Rosario. Arrivederci a tutti, buona serata.